Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, solennemente la Santa Messa prefestiva della solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Una festa bellissima che cade in un tempo altrettanto bello, quello dell'Avvento, e che è una delle forme più soavi e dolci per non soltanto prepararci al Santo Natale, ma anche comprenderne profondamente lo spirito. Questa festa è originata dalla proclamazione dogmatica di fede, di questa verità di fede, fatta da Beato Papa Pio IX nel lontano 8 dicembre del 1854, dove, emanando la bolla in Fabilis Deus, proclamava solennemente essere verità rivelata da Dio. Attenzione, quindi un dogma di fede non impugnabile, il fatto che la Beata Vergine Maria fu l'unica tra tutte le creature umane che, in vista dei meriti di Gesù, che avrebbe sofferto e sarebbe morto, e per il fatto di essere stata eletta ad essere la madre di Lui, fu concepita senza contrarre il peccato originale. Questo significa questa festa. Cioè la concezione di Maria, che Maria Santissima nacque come nascono tutti quanti gli esseri umani, cioè umanamente, tutti quanti sappiamo, da San Gioacchino e da Sant'Anna, ma Dio fece un miracolo, perché ci vuole un miracolo, per preservarla da contrarre il peccato originale. Questa è la verità di fede che la Chiesa sottopone alla nostra attenzione, che è una cosa molto importante e che ha vari risvolti. Adesso in questa prima omelia io con voi vorrei brevemente riprendere il testo della prima lettura. Avrete fatto caso che la prima lettura ci riporta al momento del peccato originale, dopo che Adamo aveva mangiato dell'albero, il Signore eccetera eccetera. No, ricordiamo tutti quanti cosa è successo con il peccato originale. Il serpente, che simboleggia il diavolo, ha tentato la donna. La donna è stata poi il tramite che ha fatto cadere l'uomo, Adamo, ed essendo Adamo il capostipite della razza umana, il suo peccato è trasmesso per via generazionale, dice la Chiesa, a tutte le creature. Però chi è stata, diciamo così, ingannata dal diavolo è stata Eva. E qui si situa la profezia che poi si è compiuta in Maria Santissima, no? Abbiamo sentito dire: io porrò in amicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Attenzione, questa ti schiaccerà la testa, questa ti schiaccerà la testa e tu ne insiderai il calcagno. Qual è la donna che ha schiacciato la testa al diavolo? Penso che qui abbiamo diverse rappresentazioni di Maria Santissima, che è sempre raffigurata con il piede che schiaccia la testa al serpente, è stata Maria Santissima. E questo non solo per il privilegio, perché capite, essere concepiti senza peccato è un privilegio che la Madonna ha ricevuto, ma a differenza della nostra progenitrice, lei ha fatto il percorso netto. Quindi l'Immacolata Concezione è il dono di Dio, ma il fatto che la Madonna non ha mai commesso la benché minima macchia di peccato in tutta la sua vita, benché certamente si fonda sull'Immacolata Concezione la pienezza di grazia, è merito di Maria Santissima. Quindi la Madonna è, attenzione, non è soltanto il riscatto della donna, adesso dirò due paroline su questo, ma è anche il riscatto del genere umano. Cioè noi in questa festa dobbiamo prendere coscienza di una cosa: numero uno, guardando Maria si vede cosa e come Dio aveva pensato la vita di ogni essere umano. Voi sapete che l'Immacolata comincia con l'Immacolata ma termina con l'Assunzione. La Madonna non è passata per la nostra distruttiva esperienza della morte, il suo corpo non si è decomposto, la sua anima non si è completamente mai separata dal suo corpo, ma è stata assunta in cielo. Dopo una vita, certamente la Madonna ha sofferto tanto, una vita terrena, ma non ha sofferto perché se lo meritava, ha sofferto perché è stata la collaboratrice principale di Gesù nell'opera della redenzione. Doveva soffrire come ha sofferto Gesù, non per sé, ma per prendere tutto il male che abbiamo prodotto noi con il peccato. Altrimenti la vita terrena della Madonna sarebbe stata anche esente da qualunque sofferenza, come ne era esente da alcune, per esempio le malattie. Non pensiamo, spero che voi non pensiate, insomma, che la Madonna ci avesse l'influenza o cose di questo genere. Tutte queste cose brutte vengono dal peccato originale, dai peccati che facciamo. Questo
la Chiesa lo insegna chiaramente, è che ogni forma di male che ci attanaglia, la più grave che la morte, la più lieve, è sempre e solo conseguenza del peccato. La Madonna ha sofferto tantissimo nel cuore, appunto perché ha aiutato Gesù a redimere noi, ha preso sofferenze non sue, offrendole con amore al Signore per il nostro riscatto, quindi facendo un unico sacrificio con quello del Figlio. Però, eccettuato questo, noi dobbiamo immaginare che Dio ha visto in una creatura, almeno in una, il capolavoro della sua creazione. Noi abbiamo un'esperienza, no? Tutti quanti, penso tutti quanti. Io ce l'ho con me stesso, voi ce l'avete con voi, o con le persone che conosciamo. Sono sempre tutti belli, simpatici e gradevoli gli esseri umani? Sì o no? Tutti? Non tutti, d'accordo? A volte gli esseri umani non sono così belli, gradevoli e simpatici. Cos'è che ci rende meno belli, meno gradevoli e simpatici? Soltanto una cosa, i peccati e i difetti che ci portiamo dietro, che ci rendono più brutti a noi e più antipatici al prossimo, d'accordo? Quindi la vita dell'essere umano è così, ma questa cosa non l'ha fatta nostro Signore, capite? Cioè, noi dobbiamo capire che vedendo queste cose, ed ecco in che senso, capite, il peccato offende Dio. Noi abbiamo rovinato un'opera divina, che è la nostra vita. Immaginate se entrasse qui dentro, dove stanno tutte queste opere d'arte, non pazzo, e prendesse un barattolo di vernice e cominciasse a gettarla addosso alla Madonna della Vittoria, alle statue, ai quadri del 600, eccetera, eccetera. Cioè, sarebbe una cosa orrida, no? Chi entra qua dentro dice: questo dobbiamo arrestare, è un criminale. Ma sapete che siamo tutti un po' criminali così, Perché l'essere umano, l'uomo, è il capolavoro della creazione. Il nostro peccato, anche il mio, anche il tuo, ha rovinato l'opera d'arte, capite? E Dio che l'ha fatta e che rispetta la nostra libertà, deve vedere me che sono diventato mezzo mostro, ma lui lo sa quanto sarei stato bello se mi fossi conservato come lui voleva. Non so se riesco a farmi capire. Chi è l'unica creatura che gli ha fatto vedere il nostro peccato? Lei stesso dice: ma guarda che ho fatto, ma guarda che bella, ma guarda che perfezione, capite? La compagnia della Madonna, secondo voi, come sarà? Secondo me è bellissimo. Se uno incontrava la Madonna nella vita terrena, come stava? Benissimo. Come ti trattava la Madonna? Benissimo. Quanto rispettosa era? Benissimo. Non c'era perfezione assente in lei. Perché? Perché ha custodito semplicemente la bellezza e la perfezione con cui Dio l'ha creata, non l'ha deturpata. Allora, da un lato la Madonna è il riscatto del genere umano, però capite, la Madonna, e qui mi si permette all'Immacolata Concezione di parlare un pochino alle donne, la Madonna è anche il riscatto della donna. Capite? C'è qualche autore che ha scritto: la donna è un essere meraviglioso, ma è ambivalente. Voi sapete, no? La prima donna si chiamava Eva, giusto? Come sono le parole con cui l'angelo ha salutato la Madonna in latino? È Ave. Ma ci avete mai fatto caso che Ave è il contrario di Eva? Eva, se lo legge al contrario, diventa Ave. Allora, qui ogni donna, specchiandosi in queste due donne, deve chiedersi: io da che parte sto? Sto dalla parte di Eva o sto dalla parte di Ave? Sono più una femmina, capite in che senso? Sono più una donna? Sono la seduttrice o sono colei che ama? Una donna degna di questo nome. La donna è l'incarnazione dell'amore, capite? L'esempio dell'amore sia verso Dio che verso il prossimo. Ma la donna può diventare seduttrice, che è, come dire, il tradimento, la degradazione in brutto dell'amore, no? Voi sapete che le donne possono essere angeli, ma quando una donna diventa cattiva, voi no, quindi sono altre donne brutte che stanno fuori, ma quando una donna diventa cattiva, è cattiva, cattissima, capito? E quando una donna è un angelo, è proprio un angelo, è proprio una bellezza, una benedizione. Allora, se io fossi donna ci penserei abbastanza, insomma, no? E quindi il modello ispiratore del nostro essere, del nostro agire, a chi vogliamo assomigliare, capite? A Eva o Ave? Alla prima donna
che è caduta, o alla donna che ha riscatto del genere umano, e che è la salvezza anche per l'uomo, capite? Cioè, le femministe ci hanno pensato poco, secondo me, ecco, ma l'immagine perfetta in tutto della donna, e che soprattutto dalle donne dovrebbe essere conosciuta e meditata, è Maria Santissima, anche perché tutte le donne possono trovare esempi. Le suore di clausura trovano esempio nei primi 12 anni di vita che è stata nel tempio una donna. Le spose, le madri, la Madonna era stata la sposa di San Giuseppe, la madre di Gesù, ha vissuto in famiglia, capite? Le persone che sono rimaste vedove, le donne che sono rimaste sole, sapete che la tradizione ci dice che San Giuseppe è morto poco prima che Gesù cominciasse la vita pubblica, quindi l'hanno passata in tutti gli stati di vita. Quindi qualunque sia la situazione in cui si trova a vivere una donna, può trovare Maria ad esempio. Ecco, questa è soltanto una piccola introduzione per rallegrarci di questa festa e soprattutto per fissare bene l'occhio su questa creatura in cui sono concentrate tutte quante le perfezioni che Dio ha pensato per l'uomo e che ha il grandissimo merito, che non è cosa da poco, di averle non solo custodite e mantenute, ma averle con la sua cooperazione portate fino al più alto splendore che esista. Ecco perché tutte le grazie passano attraverso di lei, ecco perché il serpente sta sotto i suoi piedi e chiunque è tentato, attaccato dal demonio, ricorre a Maria, perché la testa gliela sempre schiacciata, gliela schiaccia tuttora e sempre gliela schiaccerà per sé e per tutti coloro che ne vogliono in aiuto e in soccorso. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano.